Sei sempre il solito matto. Sono buoni. Giapponesi. Sì. Ti ringrazio. Colin! E ti ho portato i soldi pure. Per farne che? Mi hai prestato 200.000 franchi. Ah, non ricordavo. Fanno comodo. E allora, New York, eh? Da quando sei arrivato? Da 3 mesi. Sono ripartito, sono ritornato. È la madre di Rosalie quella, no? Con tutta la famiglia. Già. Lo sai che si risposa, la madre? Lo so, ho avuto la partecipazione. E ci vai? Sì. E tu? No, credo di no. Mi sei mancato, sai? Quanto tempo è? 5 anni? Pensavo che non ritornassi più. E invece... E Rosalie l'hai rivista dopo il divorzio? Sì, ci rivediamo quando vogliamo. E poi c'è la bambina. Sai, non ci siamo mai detestati. E mai amati, tutto qui. In fondo lei mi ha sposato perché tu eri partito. Resti in Francia? Sì, sì. E lei? Sei risposata? Rosalie? No. Attualmente vive a Parigi con un tale che traffica in rottami di ferro. Ma è grande. Sfascia automobili, navi, metropolitane, tutto. Se me l'aveste detto, sareste passati avanti. È tardi? Beh, allora diciamo, i 3 blocchi, del deposito 4 e poi quei 2 là. Ma quanto costano? Oh, i prezzi sono uguali. Io i prezzi non li alzo mai, tanto salgono da soli. César! Al telefono. Chi è? Rosalie. Bene, allora siamo d'accordo. D'accordo, allora. Di molto bene. Fratello. Arrivederci. Arrivederci. Marcel, va da quelli, è fatto. E chiedi chiaro. Un terzo, chiedi contanti, non voglio vedere tratte. Va, fa presto. Ehi, se prendete gli aperitivi, paga tu. Albert? Pronto? Sì, pronto, tesoro. Eh? No, sono già vestito, sono già pronto. Sì, sì. Come? Devo andarlo a prendere io, dici? Ah, non me l'avevi proprio detto. Non importa, ci vado. Sì, sì. Come? Ho la cravatta nera, le scarpe nere con la linguetta, come mi avevi detto tu. Sì. I miei fratelli li mando diretti in municipio? Bene, d'accordo. Sì, anch'io. Arrivo. Adesso tutti al municipio. Marcel, tu ci raggiungi con la Pacard. Va piano che c'è tempo. Siete vestiti bene? Ah. Abbottonati tu. Dai, Gerò, noi andiamo a prendere lo sposino. Tu, Albert, prendi la Buick. Avanti, ragazzi. Ma perché non ti sei fatto la barba? Di, quel rame è arrivato o no? E dai, telefona agli olandesi. Di qua, la prego. Grazie. Ciao Henri. Ciao César, tu conosci il mio amico Fontaine? Signor Fontaine? Salve. Mio fratello Giro. Piacere mio. Piacere. Piacere. Allora, signor Fontaine, anche lei è un testimone? Siamo compagni. E tu, Henri? È la strizza, spero. È il suo quarto marito, c'è da aver paura. No, sono appena il terzo. Il padre di Rosalie e di Carla, il dottor Guérin. E te. Appunto.
stronzo, ti faccio vedere io. Luisa, questo è il modo di parlare. Carla. Ciao. Riprendilo. Ma sei pazzo? Perché non hai bussato? Ma sono io. Sei tu, sei tu. E con questo? Chi credi di essere? No, no, il mio vestito. Lo sai che ore sono? No, te lo stavo per chiedere. Le 11:15 e la cerimonia è alle 12. Ah, sì? Ma a che ora ti sei alzata? I fiori! Che? Ho scordato i fiori! Per favore, il fioraio di Ricorò, fa presto, sbrigati! Oh, ma come? Se di sotto è pieno di fiori, è per giunta gratis! Ma no, Cesar, è il bouquet della sposa! Quel mazzetto rotondo, lo sai bene, quindi va, su! Dammi un bacio. Ehi, Catrin! Che cosa vedo mai? Il lupo ti porta via in fondo alla foresta. David, ma come, non te l'aveva detto? No. Mamma? Mamma? Hai invitato tu, David. Perché non me l'hai detto? Te l'ho detto. Ma no, non me l'hai detto. Allora non te l'ho detto. Sbrigati, mamma, è tardi. Sono tutti pronti, non ci manchi che tu. La sposa ha pure il diritto di farsi aspettare, no? Dinanzi a noi sono comparsi pubblicamente nella sede del comune Henri Marie, ispettore delle imposte, nato il 29 marzo 1915 a Versailles, figlio di Georges Marie e di Marie Antoinette Cadet, entrambi defunti, e Lucie Artigue, donna di casa, nata a Vienna, Austria, il 10 settembre 1920, figlia di Frédéric Artigue e di Gertrude Greft, entrambi defunti, divorziata da Louis-Edgar Jamet e François Guérin. Signor Henri Marie, acconsente a prendere per legittima sposa la signora Lucie Artigue? Sì. Ciao, David. Ciao. Buongiorno, David. Buongiorno, Marité. Carla. David. Mamma. David, ma è venuto in ritardo. Sei venuto in ritardo. E non so più se di te o di lei o di tu. Henri. Sei in Francia. Come vedi. David, César. Piacere. Buongiorno. Gli sposi in macchina, presto. Michel, ti ricordi di Michel? Piove. Buongiorno. Chiedilo ad Alberto, ci vediamo in macchina. Sorriso. Grazie. Lui, lo tiro per tanto l'Albert! Dai, lo tiro! Entra in macchina! André, la macchina! Marcel, dove sei? E via! Allora. Sono qui, da questa parte! Dai, dai, svelto! Conosce la strada? Mi seguo, ci segue! È vero che disegni fumetti? Te l'ho già detto. Oh, non scocciare tu. Quanti anni hai, Marité? Quasi 20. 18 e mezzo. Allora gli ho detto, signor Bacchino, nel tempo che lei mette a telefonare, io ho 10.000 marchi sul tavolo. L'ho fatto secco. Mica male, eh? Che bravo. Oh, che belle gambe. È un tipo formidabile. Si è fatto da solo, sai? Non vorrei superarlo. Perché? Non gli piace. Niente. Basta, che ce la fai. Tanto appena ci avviciniamo accelera. E provaci. Conosci la strada? Se ne frega del limite di velocità. Ci fosse la guardia. Mm.
Porco stronzo. Meno male che ho i riflessi a posto. Meno male che hai il culo! Potevi ammazzare 7 persone. Sei pazzo o ubriaco? Se permetti, ti vorrei spiegare... No, non ti permetto niente. Rosalie! Tutto bene. Tutto bene. Benone. Niente? Niente. Quello è andato in mezzo alla strada. E io ho pensato, se rallento sono i ragazzi che saltano. Allora, sterzata a sinistra, slittamento controllato, la cunetta. Oh, tutti salvi. Beh, ma bisogna saperci fare, perché basta un niente e paf! Lui è bravo. Già. Ma per poco non ridevate più, perché se ho fatto la fesseria, quello che veniva avanti doveva essere un vero pazzo ad andare in quel modo. Cesar, che è successo? Ma che sia successo? Niente, su! Calmatevi. Quello mi veniva addosso e io ho pensato, se rallento sono i ragazzi che saltano. C'era poco da fare. Una sterzata a sinistra, slittamento... Ma chi ha questo fesso di cane? E allora, vogliamo passare tutta la notte qui? Andiamo, su! Che state a fare? Forza! Ah, ecco qua! Lo vedi? Che cazzo sei venuto a fare qui? Adesso ti sei sistemato! Deve vergognarsi di te! Una vergogna! Un boy. Arriva su Orly, plaf, silenzio di morte. Sei tutta spettinata. Ma è il mio bac questo. Voi fate così. Da. Doppio. Conosce bene la musica. Soltanto questo pezzo l'hai imparato a memoria. E perché l'ha fatto? Per me. Sei sposato? Hai bambini? No. Niente di questo. Lavoro e basta. Sì, lo so. Sei conosciuto. E tu mi conosci? Non più adesso. È molto bella la piccola. Mia figlia, sì, è bella. Non abbiamo avuto una vita facile. Rosalie, accompagni zia Silvia? Sì. Mi dispiace disturbarti. No, niente affatto. Dammi le chiavi di Jerome, non so guidare l'altra macchina. Non guardarmi così. Rosa! Sì, vengo. Bravo, Cesare. Come va? Molto bene. Lei è un cugino? Di chi? Vabbè, della famiglia, di Rosalie. No. Ah, credevo. Ne hanno tanti. Dov'è? Ha accompagnato una signora in auto. Che le stava dicendo? Chi? Ma Rosalie, no? Parlavate? Le voglio dire la verità, Cesar. Voglio bene a Rosalie. Vabbè, è normale.
Tutti le vogliono bene. Ma lei vuol dire che l'ama? Sì. Capisco. E da molto? Beh, direi da sempre. Oh, sempre, sempre. Come sarebbe da sempre? Prima di lei e del marito. Ah, va bene. Peccato. Comunque è bello che lei l'abbia detto. Molto bello. Mi piace. Sì. César! E allora, César, non vuoi ballare con me? Aspetto. Arrivo. Bene. Devo andar via, ho da fare. Arrivederci. Arrivederci. Che fai, César? Vengo, mammuzza! No, I blu vengono sempre male, strano. Quel tipo là. È simpatico, eh? Che tipo? Non conosco tipi. Beh, non mi ricordo il nome. Come lo chiamavi? Daniel, Dani? David. David, già. È in gamba, eh? Forse lo sa un po' troppo, magari. Un certo tono ogni tanto. Lo sai cosa voglio dire? No. Ma sì, quel tono... Quale tono? Il tono di chi sa di piacere, ecco. Come te. Si chiama fascino. Brava, cercavo la parola. Esattamente che c'è stato fra voi due? Niente. Tutto e niente. Ma quando parli così mi fai venire i nervi. Tutto e niente non è la stessa cosa. O è tutto o è niente. Ti domando una cosa e tu rispondi. È la vita, no? Ad ogni modo non sono fatti miei e non me ne frega proprio niente. E se non te ne frega niente, perché gridi? Dicevo così. L'ho conosciuto prima di Antoine. E ha lasciato che sposassi Antoine. Almeno credo. Ecco. E vabbè. E che hai provato a rivederlo? Piacere. Beh sì, è simpatico. È simpatico, ma gli romperai il muso. Un tipo sei tu, ma un brutto tipo, ti conosco. Sì. Un brutto tipo. Fai le uova al prosciutto. Un corno, apro le scatole. Oh, scusi. Prego, signori. Là. Ma... Lo irono. Con chi ti credi di essere? Passo. Apro. Chip. Passo. Carte. Due carte. Due. Chip. Due. Distinguo. 100. Già. Sì. Visto. Sì. Full.
Inverosimile. Chi vuole la bomba? Una birra piccola. Rosalie! Sì? Porti una birra, per favore. Due, tre, quattro. E una vodka. E una vodka. Mi dai una coppa? Una coppa? Se vuoi brindare alla tua vittoria, sta attento, eh? No, no, figurati. Rosalì, porta anche un po' di ghiaccio, per favore. Che cosa avevi tu? Tre assi. Uno, due, tre, quattro, cinque. Eh beh, quando va bene. Rosalì! Ma cosa sta facendo, Will? Vengo subito. Apro di venti. Ci sto. D'accordo. No. Tre carte. Servito. Oh. Sono due, servito. Cosa vuoi fare? Due carte, dai. Sono fortunato. Ah, sei qui. Ma che fai? Emanuele è morto in macchina. Davvero? E chi è Emanuele? È quel ragazzo che Carla voleva lasciare il marito per lui. Ah, sì. E vabbè, allora. Quando è stato? Stamattina. Ma non mi avevi detto che era un mezzo fregnone? Ma no, che non te l'ho mai detto. Come avrei potuto? L'ho visto soltanto una volta. Poveretto. Allora, ci porti il ghiaccio? Sì, subito. Il peggio è che Carla tra due mesi ricomincia, come niente. E perché non glielo telefoni? Oh, ti sei offesa? Ma no. Duecento. Va bene, ci sto. Duecento. Due carte. Sì, anche per me due. Trecento. Ci sto, vedo. Doppia. Eh? Agli assi. Oh, buona. Senti, su, sveglia ragazzi, ci stiamo addormentando. Un po' di animazione, eh? 50 per giocare. Ah, come? 50. No, 50. 50. No, no, va bene. Sto perdendo, mi devo rifare un po'. Oh, va bene. Full. Ancora. Ancora. Su. È mio, 3-9. Adesso esagero. Sono un esagerato. Sì. No. Rosalì! Allora, apri. Ma sì, apriamo. Rosalì! Rosalì! Cesare! Non c'è più ghiaccio. Si va avanti un'altra oretta? Ah, no, ragazzi. Due o tre giri al massimo, sono stanco. Va bene, due giri. Dai, carte. Sai che mi ha fatto Sorge? Full con quattro carte. Mica male, eh? Eh? Full con quattro carte. Parole. 200. Ci sto anch'io. Cesare? Passo. Più 200. Sì? Full. Colore? L'assegno mettilo in banca fra due giorni. Certo. E ringrazia Rosalì. Ah, scusatela, dorme. Arrivederci. Pronto, sei tu, Marité? Cesare? Rosalie è da te? No? Vabbè, non importa. Eh? Ah, sì, ho saputo di Manuel. Sì, che ci vuoi fare?
Ma Rosalie non l'hai vista? E vabbè. No, no, no. Grazie, arrivederci. Porcaccia la miseria schifosa. Io ci riprovo. Marité, scusami, ti spiego, Rosalie deve accompagnarmi domattina. Sì, deve farmi da interprete, vengono giù certi olandesi alle 9. È molto importante. Potrebbe essere andata da quei suoi due amici, tu li conosci? Sì, quei due con la macchina gialla. Quei due. Lo sai l'indirizzo? No, non il telefono, l'indirizzo. Ecco, sì, brava, aspetto. Grazie. Se hai fretta, passa di sopra! Oh, Cesar! David! Stavo venendo da lei, David. Ah, bene, per che cosa? Ecco, sto cercando Rosalie. Sì, perché è lei che ha le mie chiavi. Capisco, ma non so dove sia. Vieni a bere qualcosa? No, verrei con piacere, ma non ho tempo. È un amico. Lavora con me. Ah, bene. Un amico. Allora, Cesar, se lei non vuole salire, può farmi un poco di spazio. Tutto. Ecco, entri. Arrivederci. Ciao. Sì, è come ti dicevo. Ma quello è diverso. Ah. Ciao, Jean. Salve, fannulloni. Ah, hai fatto bene a portarlo questo fesso. Di, hai visto il tuo bozzetto con la foto? Ehi, è il nostro sporco. Dai, su, fammi vedere. Ecco, guarda, dammi il pennarello. Se abbassi il cliché fino a qui, vedi? Sì. Ecco, puoi mettere il titolo su tutta la larghezza e il disegno qui. Non avete che a dirlo, io lo faccio. Non ti pare che sia meglio? David. Aspetta, ora c'è anche un cartello pubblicitario. Di che si tratta? Da farsi anche con una certa fretta. Ecco qui. E così? Tu sei qui. Già. Bisogna sistemarla. Ho incontrato Cesar da basso, ti cerca per tutta Parigi. Questo è il disegno. Lo credo. E queste sono le diciture. Bene. Io metterei il disegno in basso, così. Che ne dici? Hai fatto bene a venire qui. Certo. E questo, il tassellato qua. Strano, ogni tanto funziona anche... Conosci tutti? Sì, sì. Tranne quello. Georges, vieni a salutare. Sì, educato. Non mi avevi presentato? Piacere. Piacere. Rosalie, Georges. Tieni. No, niente. Al diavolo! Ma no, scemo, che fai? Non lo strappare, è buono. No, no, davvero, scherzato. Non ha spirito, è un peso morto. Ti faccio vedere io. Visto che Georges è qui, fategli vedere il fumetto di Underwood. Hai tempo? Ho tutta la notte, ma a una condizione. Ci può fare un po' di caffè? Sì. Parli così a una signora, che cafone. Ma no, che c'è di male? Lo volete tutti? Grazie. Grazie. Dov'è? La porta in fondo. Il caffè è sul tavolo. No, no, l'altra. Ecco, guarda. Ma che modo di tenere una cucina, non si può appoggiare una cosa. La padella sullo zucchero, lo zucchero in bilico su un bicchiere e quindi ecco qua. Combini sempre guai, come una volta. Ma non è colpa mia. È grave? No, no, la cameriera ha rotto le tazze. Va a lavorare, senti, che a dove mettere il caffè ci penso io. Vattene. Bene, ma allora devi servirlo a dovere, eh? Bene. E non nelle pentole. Bene, signore. Salve, Cesar. Salve, Madeleine. Ho sentito che le nozze sono andate bene, vero? Benone. Sei solo? Sì. E Rosalie sta bene? Venite per i 40 anni di Albert. Non lo so. Sì, forse. Fammi una mezza birra. Vuoi mangiare qualcosa? No. Sì, quello che vuoi. Albert? Sì, Madeleine. Vai in cucina a fargli preparare un piatto freddo. Oh, beh, te l'ho detto, come era scritto. Già, esatto.
Tieni. Andate avanti, vi raggiungo. Ciao, Cesar. Ciao, Marcus. Tutto bene? E a te? Insomma. Sei preoccupato? Oh, beh, non più del solito. Beh, ciao. Ciao. È triste, Nicole. Sì, è sempre stata un po' malinconica. È proprio vero. Non so perché. Vuoi mangiare qualcosa? No, grazie. Lei ti somigliava di più. Più di chi? Non saprei. Le tue donne mi piacciono tutte. Però Nicole era sempre al suo posto, nessuna storia. Non si sentiva. Eh sì. Mentre questa... Lo so perché non la pianti, ma lei... Senti, Marcel. Per primo non mi piace che tu dica questa. Perché tu non sei niente di niente. Allora pensa, Nicole, e lasciami in pace. Senti, già che ne stiamo parlando... Non vuole capirla. Lascialo stare, Marcel. Stai comodo lì? Vuoi una poltrona invece? No, no, sto bene qui. Dove ti lascio? Da Cesar? No, a casa mia. La bambina si sveglia tra poco. Dormi mai da lui? Sì. Perché non viviamo insieme? Staremmo bene. Sei incredibile, David. O completamente pazzo. Per niente, dico sul serio. Te ne vai per 5 anni, poi ritorni, batti le mani e io dovrei lasciare tutto ad un colpo. Non ci sei soltanto tu. Lo ami? Sì, lo amo. Lui è qui, esiste, pensa un po'. Se mi perdesse, lui mi ritroverebbe in capo al mondo e mi riprenderebbe e non ci metterebbe 5 anni per arrivarci. Ma anch'io, se vivessi con te, ti cercherei in capo al mondo. Che vuol dire? Sono partito, tu hai vissuto, io pure. Ora torna e ti arrabbi, maledizione. Accidenti! Abbraccia. Oh, Cesar. È da te? Chi? Sono a fare lo stronzo. Ma Cesar, che ti prende? Sei pazzo! Cesar, fermati! Oh, scusi tanto. Ah, è vero, voi non mi conoscete. Questo è Cesar. E questa è Colin. Eh sì, questa è Colin. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vuoi guardare di sopra? Non è su. Ma no, non è su. Che è successo? Niente, giocavo a poker e poi a un tratto, senza che avessi fatto niente, è sparita. E non è da... Non è da nessuno. Speravo che fosse venuta da te, come quella volta che avevamo litigato. Beh, no. Vabbè. Allora me ne vado. No, non puoi andartene così, fai almeno colazione con noi. Ehi, Colin, ci prepari un omelette? Grossa, eh? Sì. Forse l'hai fatto paura. E allora è andata a fare 2 passi e poi tornerà. Fare 2 passi? Le faccio paura. La tengo. Ecco. Ah, la tieni. Perché non le telefoni? Può darsi che sia rientrata. No, no, l'ho già fatto venendo qui.
Propongono il doppio, ma penso che si possa avere di più. Provi se c'ha di più. Will he pay for the transportation? Catherine, excuse me. Catherine, lo sai che non si può venire qui? Domandalo se Cesare è disposto a pagare il trasporto. Conosci per caso un tale che ho visto alle nozze? David. David? Sì, certo. Ad ogni modo non è da lui. Di, sai quella casa in Vandea dove Rosalia è nata? Sto pensando di comprargliela. È una buona idea, vero? Ma sì. E il tuo lavoro? Va bene? No. È bello, sai. Ah, sì, sì, è pieno di allegria. Io non sono competente, non me ne intendo. Ma non so, ci trovo tanta vita e... mi distende, ecco. E che cosa fai tu qui, eh? Ciao. Ciao. Ti ho cercato dappertutto, sai. Ero da David. Ma l'ho incontrato e gliel'ho chiesto. Me l'ha detto. Ero salita prima di lui, non poteva saperlo. Ho visto Wilkinson e il socio stamani. Davvero? Ci sei andata? Mm. Va bene. Volevano comprare a peso. Ho detto che gli antiquari inglesi pagavano a pezzo. E che hanno concluso? Ho chiesto 2,5 volte il prezzo a peso e loro sono d'accordo. Va bene. Ci sei andata a letto? No. Che stai facendo? Mariam mi ha chiesto di rifarle l'appartamento e io mi ci rimetto. E ti pagherà almeno? Naturalmente. Se un giorno sarai senza soldi, ti aiuterò. Che è quello? Ti cercavo dappertutto e così sono arrivato da Antoine. È un quadro? È bello. È proprio lui. 30.000. Gli ho dato 3 biglietti da 10.000 ed è stato contento. Poveraccio. Ma Cesare. Che? Niente. Ho fatto male. No, ma... un quadro di Antoine o non si vende o si vende molto più caro, lo capisci, no? Non me l'ha detto. Non te lo poteva certo dire. Oh, evidente, che bestie che sono. Quanto sarà? 100, 200.000? Scrivimi l'indirizzo su una busta, gli mando un assegno. Non sono un esperto io. 200.000. Dì un po'. Se ne vende 5 in un mese, si fa il milione con Antoine là, eh? Sei stanco? Sì. Non hai dormito affatto. No. Hai preferito fare l'alba da Madeleine. Mm-hmm. Ti preparo un bagno. Che cosa fa adesso? Te l'ho già detto, disegna fumetti. Ah, sì. Gli strips. Un altro pittore, allora. Ah, non è male. Niente male. No, nel suo genere è forte. Non posso mettermi a dipingere anch'io. Dove vai adesso? Dal dottore con Catherine. Sì. Sì. E che ha detto? Ma quando torna? Va bene, lo chiamerò domani. Grazie, cara, sì.
Chi era? Marité. David aveva chiamato a casa. E allora? Niente. E tu? Sei pronta? Ma ti sei guardata il naso? Vieni qui che te lo pulisco io. Sbrigati su che facciamo tardi. Non può continuare a rompermi la scatola questo stronzo. No, ma francamente che ci trovi? Eh? È bello, è questo? Anch'io sono bello nel mio genere. E poi la bellezza tu dici sempre... Non vuol dire niente. Siamo d'accordo. Allora, intelligente? No. Non è Marcel Proust, scusa. Sei scusato. Grazie. Mi piace questo posto. Te lo posso comprare se vuoi, con tutto. Il bar, la farmacia, la fioraia, tutta la strada se vuoi. Io non faccio disegnetti umoristici. Io faccio quattrini. Quattrini. Molto fine. Rifai quel gesto? Mi dà un po' di burro, per favore. Ecco, signore. Grazie. Comunque, non saprò mai la verità. Ma, César, la verità tu la sai, tu la vedi, siamo qui insieme. Se volessi stare con lui, ci starei, sono libera. Non mi vorrai dire che tu non pensi più a lui? Beh, sarebbe difficile, me ne parli sempre. E poi sì, io penso a lui. Non so se sia bello o se sia... Me ne infischio. Di te non so perché ti amo, sei... Sì, ma mi ami. Sì. Sì. Ma si direbbe che ti secchi. No. Cosa fai? Niente, metto a posto le carte. Andiamo a Calais domani, lo sai? Sì, lo so. César. Sì? Farò quello che vuoi. Non lo vedrò più. Non lo vedrò più. Non mi credi? Ah! Buongiorno, David. Buongiorno, César. Buongiorno... Michel. Michel. Vi disturbo, forse? No, no, niente affatto. No, perché passavo da queste parti e ho pensato, voglio vedere David. Sono salito e una ragazza mi ha detto che era al caffè. Mica male, tra parentesi. Bravo. Bravo, anche lei. Sì, prendo un caffè anch'io. Un caffè, per favore. Perché... dobbiamo parlare. Io vado. Vieni su dopo. Ma no, finisci di far colazione. Può restare, no? Oh, sì, sì, può restare. No, io... Io volevo parlare di... Rosalie. Avevo pensato di scriverle, poi mi sono detto no. No, ci vado, ci vediamo, gli spiego. Siamo esseri umani, no? Sì. Bene. Niente di complicato. Saremo tre infelici. Io, perché l'amo.
È mia, ma su questo non voglio insistere. Lei, David, perché soffrirà. Ma sì, lei ora si illude, si è montata la testa e poi... plaf! E Rosalie? Eh beh, Rosalie sarà dilaniata. È tutto quello che ci guadagnerà, perché... Ma se ama lei? È me che ama, d'accordo. Ma come diceva mio padre, donna innamorata non è miope. E lei è un bell'uomo. Sì, 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 è la verità. È un tipo che piace. Solo che non conosce bene Rosalie. Forse, forse conosceva la ragazza di una volta. Ma non la donna di adesso. Bravo. E questa donna ha fatto la sua strada. E sulla sua strada ha trovato, come normale, gli uomini, il denaro, la vita. Ecco. Certo. Certo. Insomma, ci sposeremo. E quando? Beh, è questione di giorni, il tempo di preparare i documenti, ecco. Arriva il caffè? Pronto. Grazie. Grazie. Perché, forse non gliel'ho detto, ma aspetta un bambino. Beh, ora lo sa. Allora, ognuno per sé. Non è vero, Michel? Lei capisce, David, ho sacrificato tutto per lei, tutto. Non me ne pento, al contrario. Ho fatto molto per lei. Moltissimo. Ho perfino ucciso un uomo. No, una fesseria. Ma non voglio farvi la mia storia. Quanto devo? Ah, gli scontrini. Bene, sono contento che ci siamo parlati. Una cosa che odio è l'ipocrisia. Michel? David? Arrivederci. Ciao, ragazzi. Allora, non c'è nessuno a bottega, che succede? Di un po', hai ingoiato lo spazzolino da denti? Che ha? Si va? Sei pronta? Sì. Di, quanto ci vuole ad andare a Calais? Non lo so. Strano, ma non ci sono mai state. Hai visto le mie scarpe? No, ma le vedo ora. 27.000. Perché non ci hai lasciato il prezzo sopra? Perché non vanno. Con un abito blu non si mettono le scarpe gialle. Non ho più il tempo di passare da casa adesso. E allora vieni così. Ma che stai facendo? Ore nere in macchina. Guardate queste cinque qui. Praticamente sono nuove. Guardate, ecco la prova. Si vede la cromatura. Ma se sono nuove, perché sono in vendita, eh? Ah, è cambiata la tecnica. Il vapore non va più. Comunque io vendo e non chiedo il perché. E se non trovo l'amatore, le sfascio e recupero il metallo. Possiamo rivedere il diesel? Dite, non preferireste andare a pranzo adesso? Lei non ha fame, signora? Un po'. Andiamo. Senti, occupati tu del giovane Rizzo. Comincia davvero a rompermi le scatole. Bene. Preferisco trattare con gli altri. Seguiteci, signori! Tu hai fame? Perché voi credete che sia Gesù sul colpire, ma non è affatto vero. Sono ottime. Andiamo! Signori! No, bisogna rivedere il prezzo, perché per me sono troppo. Ci vuoi anche il meccanismo. Abbiamo un po' di tempo. Non si può fare. Bello usare, confortevole. Di che anno sono i diesel? 68. Registrato? Naturalmente. Per terra c'è un marmo grigio. Ma io l'annoio forse. No, no, affatto. In fondo, il camino. Fatto di pietra nera. Una pietra che si trova solo lì. È fragile come il vetro. I domestici hanno la proibizione di toccarlo. Nell'ingresso, 7 porte.
Le finestre, immense, immense come quelle di Palazzo Pitti. C'è una persona, mi scusi, torno subito. Ma la prego. Come hai saputo che ero qui? Ho telefonato all'ufficio di César, mi hanno dato l'indirizzo e sono venuto. Ma perché? Perché non mi hai detto che stai per sposarti? E che sei incinta? Chi? Ma chi ha inventato queste balle? Chi te le ha raccontate? César? Quando? Stamattina? Sei davvero una gran bestia. Torno a Parigi con David e non ammazzare troppa gente per me. Stavolta basta, eh? Infatti. E perciò me ne vado. Te ne vai? Ma che vuol dire te ne vai? Vado da David. Sempre meglio che qui. Sempre meglio. Ma non è possibile, che t'ho fatto? Quello che non dovevi fare. Da quando è ritornato non sai più quello che fai e quello che dici. Eppure io. Non lo fare, Rosalie. Sì, César, lo faccio. Non lo fare, Rosalie. Non sono una tua proprietà! Non mi hai comprato! Non hai alcun diritto su di me, nessuno ha alcun diritto su di me! Nessuno! Tu resti qui! Mettilo via. Metti via quel coltello. T'ho fatto paura, eh? Vattene via! Fuori dei piedi! Fuori! Posso telefonare, per favore?
Maledetto vigliacco! Al diavolo! Dove vai? Fermati, porco! Era pazzo. Sbraitava, diceva di essere armato, che avrebbe fatto fuori tutti. Io sono partito e l'ho lasciato lì. Non potevo immaginare che sarebbe andato su. È Michel che mi ha avvertito. Non so come abbia fatto entrare. Sì, ma quando sono arrivato era già in strada. Sul momento ho creduto che... tutto fregato, guarda. I bozzetti, la serie di Lorca, le pellicole che erano sul mio tavolo. Mi ha tentato di dare fuoco a tutto, miracolo che non ce l'ha fatta. Hai visto i disegni di Sam? Ah, maledizione. Gli originali che il padre di George ci aveva prestato. Accidenti. Guarda qua. Come facciamo? Tu non sei assicurato, vero? No. Buonasera. Buonasera, signora. Mi dà le chiavi dell'ufficio? Certamente. Gliele riporto subito. Faccio con comodo. E la cifra? 5 a sinistra, 4 in alto, 3... no. Sì, 3 a destra. Ne sei sicura o no? Aspetta, ricomincio. Com'è dunque? Ah, sì, è 543. 5 a sinistra, 4 in alto, 3 a destra, è così. Quanto prendi? 1 milione. Basterà, penso. S-E-T-E, set. Non è un porticciolo, sai. È un vero porto. Ma di fronte a tuo zio che cosa sarò io? Mia moglie. Beh, è un locale da niente, solo per il pranzo. E magari per la cena. E poi non è mica mio zio. Toh, c'è una lettera per te. Rivelazioni, ritardo, vedete devastate, muovere, bozzetti, no? IVA, diciamo 1 milione prelevato direttamente dalla casa per evitare disturbi. Hanno preso 1 milione, non è uno scherzo. Dove sono? È andata con lui? Meglio così. Eh? È costato caro, ma ti sei liberato. Piatti del giorno, il conto a 6. David, aiutami. È per quei 3. Il barile di rosso sa di aceto. Porca puttana, è gente. Non l'ho detto io, l'ha detto il cuoco. Ho comprato 2 casse di gamberi e 10 chili di trigo. Bene. E Catherine quando arriva? Sabato. Sei contenta? Sì. Mi mancava, sai?
E César? César cosa? Pensi a lui? Sì, tutti i giorni, è normale. E ti manca? No. César è uno al quale si pensa con piacere, ma... no. Hai chiamato Michel? Sì. Sono contenti? Sì. Trovano gli ultimi disegni molto divertenti. Accidenti. Mi turbi. Si sta bene. Ho voglia di vivere a lungo. Molto a lungo. Invecchiare con i miei figli. I tuoi figli? Ne hai altri? No, ma ne vorrei molti. Mamma! Ciao. Bella la piccola. Proprio bella. Quando andremo a vedere le navi? Ma le vedi da qui? E a salirci su? Ah, questo domani. Su, dormi ora. Non spegnere la luce. Sì, invece. Non chiudere la porta, allora. Beh, se vuoi. Buongiorno. Buongiorno. Che desidera? Uno come quello. Per no? Sì. Poca gente, eh? Ma quest'ora è tranquillo. Vengono per l'aperitivo. 1,50. Grazie. Cerco un mio amico, un certo David. Lei lo conosce? David? Ma certo che conosco David. Ora è sulla spiaggia con la moglie. Stasera verrà qui. Non sa che spiaggia è andato? Beh, in genere vanno la sala litoranea. Verso Béziers. Buongiorno. Buongiorno. Lui deve avermi preso per un gangster. Ma tu sai che non è vero. Ero come pazzo. Adesso me ne rendo conto.
succede? Ah, che posto, eh? Fa un tempo a Parigi odioso. Tu stai bene? Mm-hmm. Sono stanco, ho viaggiato tutta la notte. E ho una fame, non mangio da almeno... Grazie. Visto la macchina? Sì. Cambiate. Oh, basta, basta con le grandi, mai più. Come hai saputo dov'ero? Da Michelle. A proposito, ti ha detto dello studio? No. Ah già, m'ero raccomandato. Bene, tutto è riparato. Mi avevo detto che te ne avrei parlato io stesso. Adesso, tutto in ordine adesso, i mobili, tutto. Ah, per i disegni di quel tipo, come si chiama? George. Glielo pagati. Ma sono cari quei cosi, eh. Oh. E anche tu sei qui, eh? Ah. Ma sei tutta caldata. È troppo calda. Vieni, Catherine. Vieni a metterti il cappello. Allora il padrone del bistrò è tuo zio. Sa tutto, eh? Ha l'aria di un vecchio lupo di mare. Eh? Hai sete? Ah, giusta domanda. Grazie. Sì, dicevo che a Parigi fa un tempo odioso. Del resto col lavoro c'è appena il tempo di mettere il naso fuori. Ah, io t'ho portato qualcosa da tradurre, se puoi, perché come al solito non ci capisco niente. Aspetta, dove l'ho messo? Ecco, ecco. No, questa è... Di, la riconosci la tua casa? È dove andavamo ogni estate quando ero piccola come Catherine. Ci sono nata. E dov'è? In Vandea. L'ho comprata. Ci si può mettere tutta la famiglia e poi gli amici pure. Non pare, ma è grande. Ci saranno almeno una dozzina di stanze. È strano perché da fuori sembra piccola. E poi entri e pare di trovarsi quasi in una specie di Versailles. È vero, è proprio bella. Sanno che la posizione giusta è con un piede indietro, ma il guaio è che da qui a lì c'è appena spazio per fare pipì. Sapete, è tutta una questione di equilibrio. È come le gru, per esempio. La gru è lunga così, e se non è ben equilibrata basta il minimo soffio e la testa comincia a dondolare. Ecco, una decina d'anni fa ho conosciuto alla Martinica un tizio che si chiamava Victor Cassapanca Natale. Era un marinaio. Ebbene, era così ben piantato sulle gambe che nemmeno una catapulta riusciva a farlo cadere. Bene ragazzi, si chiude. Ma no, che ancora presto, su, aspetta, come si fai? Ti ho fatto fare un sacco di risate. Ci vediamo domani, eh? Buonanotte, a domani. No, aspetta, sì, io ti do una mano. No, lascia stare, ti voglio dire se non ci riesco. E io cammino per le lunghe spiagge. Credevo di ricordarla questa casa,
E invece la riscopro ogni giorno. Carla dice che si ricordava il colore delle imposte, ma io sono sicura che non è lo stesso. Sai come sono le cose che si amano? Si ridipingono nella memoria. Lunedì si è alzato un gran vento e io sono contenta. E ti scrivo la mia quinta lettera e mi aspetto il tuo quinto silenzio. Sento tutta la famiglia che vive e che ride da basso. E se ti dicessi che sono triste sarei bugiarda e lo capiresti. Non ti rivedrò più, lo so. Eppure vorrei sapere dove stai. Dove sei? Vivi e non mi rispondi. Marité saltando da una roccia è mancato poco che non morisse. Simone è innamorato. Ho comprato due vestiti, uno corto blu e uno lungo bianco stamattina al mercato. Mamma è passata all'esame di guida. Non capisco come abbia fatto. Antoine è venuto a trovarci. Circa i vestiti non è vero, non ho comprato niente. Ma scriverei qualsiasi cosa pur di parlarti di me. Non è la tua indifferenza che mi tormenta, ma il nome che cerco di darle. Il rancore o l'oblio. David. César sarà sempre César e tu sarai sempre David, che mi conduce senza portarmi, che mi tiene senza prendermi e che mi ama senza volermi. Hai visto? È bello. Ah, hai cambiato le tendine. Infatti. Insomma, va tutto bene. Va tutto bene. Loro stanno laggiù. Rosalie è attiva. La madre acciacca la macchina. E per i ragazzi è un vero paradiso. Le vacanze, insomma. Perciò sei contento? Sì, sì. Cioè no. Perché non va bene affatto. Proprio no. Capisci? Lei è lì e non è lì. Fa quello che può, ma io lo sento. Non fa quello che vorrebbe. Al principio era come al principio, cioè dico, come prima. Mentre adesso ride senza ridere. Esce quando piove e roba del genere. E il peggio è che non parla. Sembra di essere al museo Greven. Pare che sia viva, ma è fatta soltanto di cera. E io divento pazzo. Povero César. Povero César. Ma perché mi viene a raccontare tutto questo? Perché tu venga lì. Non c'è altra via. No. Perché no? Perché no? Ma non fare l'idiota adesso. Non fare tu l'idiota. Ma io non sto facendo l'idiota. Ho paura che mi lasci. Ecco. Ciao, David. Guarda chi si vede. Beh, ti sei calmato. Ciao. Michel, come va? Va bene. Chi non va è la ragazza che scrive i fumetti. Guarda che calligrafia. Vediamo. Senti, posso fare una telefonata? Certo, il telefono è di sopra, là. Ah, grazie. A me non sembra male. A lui non sembra male? Perché ha un gran bel culo. Marcel, sono io. No, sono a Parigi. Di una cosa. Sì, va bene. Dimmi, potrei non andare a Lione? Eh? Perché non posso, lo scocciare. Ma voi tre bastate e avanzate. Ma sì. Sì, la Poitiers sì. Ma non ne so niente io. Non grido, parlo. Parlo. Sì, sì, chiamo stasera a passo, d'accordo. Sì, sì, arrivederci. E a parte questo? A parte questo? Non c'è altro a parte questo. C'è la vita, la sua, la mia e la tua pure. Perché se lei va via siamo fregati tutti e due. Che cosa vuoi che faccia io? Vedi, David, io non ti nascondo niente. Io penso, se lei sta con lui, sta lì, e alla fine ritornerà.
ritornerà da me. Mentre adesso lei ti pensa, ed è peggio. Nella sua testa e in quello che pensa, io sono battuto. Non posso. Non posso lasciarla. Mi sono detto, forse David potrà... No. David non può fare niente. Io non so più che dire. Chi è? Un killer? No. Mi vedi così? Vabbè. Allora io me ne torno là. Tu non vuoi venire? Su, falla finita, Cesar, vattene. Non me ne vado! Lasciami, non t'ho chiesto niente, sei tu che sei venuta a mandare tutto all'aria! Basta, smettila di fare il pezzo! Ti vuoi battere? Ti sistemo io! No! Oh! Ora vattene! Fuori! Ciao amico. Niente, ne hai fra i capelli. Va a vedere il braccio. Sciocchezze. Cognac. Paghi tu? Bene, andiamo. Thank you.
casa. Il mare. E adesso è in bassa, eh? C'è David! Che? C'è David! Dove? Laggiù! Siccome la mia era guasta, mi ha prestato la macchina. E io gli ho detto, vieni a prendere un po' d'aria buona. Ah. E il motore, mi... Ho cambiato la pompa. E allora? Dovrebbe andare. Possiamo fare un giro adesso? Sì, sì. Beh... Io vado al porto con Emil. Serve niente? Niente, grazie. Ehi, guardate come corro. Togliti, quasi scivola. Attenzione. Il mare è sempre affascinante, vero? Perché non mi hai detto che venivi? Perché non lo sapevo neanche io. La casa, tutto, è come nelle lettere. Brava! Le lettere di chi? Simone! Dov'è Simone? Qua. Degnati di levare il ping pong dal garage. Pioveva. E ora non piove più. Oh, quanto rompi. Dove vai? Cambio stanza. Andrà a dormire da Luisa e tu prenderai il suo letto. Tu hai molto freddo la notte? No, perché? Per le coperte. E la valigia? Non ne ho. Ma come, sei venuto così? Sì. Ma... Ecco qua. Vado da Cesar giù al porto e poi ceniamo. Perché sei venuto? Per accompagnare Cesare o per Rosalie? Vengo! Scusa, eh? Vada pure. Emil credeva che fosse il motore. Invece era solo l'aviamento che... Perché hai portato qui David? Non l'ho portato. È abbastanza grande per venire da solo. Eppure non è venuto da solo. Beh, ci siamo incontrati. Per la strada? No. No, no, da lui, perché dovevo passare per regolare le fatture degli imbianchini e lui era lì. E ti ha detto parto con te. Infatti. A che cosa miri, Cesar? Che cosa vuoi? Che tu sia felice. Ah, è questo. Con David e con Cesar, nello stesso tempo. Non sto nella tua testa. Io credo che tu non stia più nella tua. Di che hai paura? Sei tu che mi domandi questo? Io non domando niente, vedo la realtà io. Quando lui non c'è, tu sei vuota. Adesso che c'è, voglio vedere. Vedremo. Va bene. Buongiorno, Michel. Passami quello, per favore. Sì, bene, la ringrazio. Tieni. Qui il tempo Grazie. È brutto. È a Parigi? Oh, sì. Sì, glielo passo. Che cos'è, David? Louise? Le hanno Michel. Rubato il cane. Oh, grazie. No, non era il mio. Me l'ha detto Marité che era il tuo. Pronto. E come te l'hanno rubato? Mamma? La seguiva da una settimana. Sì, poi sarà tornato dai suoi padroni. Forse sono campeggiatori. Ce ne sono tanti da queste parti. Sì, capisco, sì. Marité, passami la marmellata. Ehi, digli che venga. Che si prende la mia macchina. Telefoni a Marcel, sarà già pronta. Sì, sì, va bene, aspetta, eh. Hanno detto quando? Certe volte li prende la polizia e li ammazza. Ma no, ma no. Quello ma del no. circo, te lo ricordi? Ah, sì, quando faceva... Sì,
Sì, ma non è questo. Senti, puoi benissimo venire qui. Portali con te. Sei tu che li hai portati al circo? Non li ho portati, stavano in piazza. Sai chi gli ha dato Emila, l'uomo che girava col piattino? No. Due vongole. Schiaccia! Bravo! Bene, ora vado io. Su, muovi. Cosa? Dai, Simon. Ma no, stai attento. Vado oh, io. Ehi, vado questa parte. Tua! Ecco. Forza, David. Bravo. Bene, così. E attento, sta attento. Schiaccia! Palla! Buona! È mia! È punto! Forza, dai, dai! Così! No, questa non è buona! No, non è buona! Dove se ne va? A noi! D'accordo, non la a Poitiers per un contratto. Palla! Buona. Fatti sotto, dai, fatti sotto! E dai, dai, mettiti lì! Forza, prendila! Fai barriera! Su, muoviti! Punto! Oh. Vuole che io stia in pena e che abbia pietà. È il suo gioco. Ma questo no, non posso. Non lo sopporto. E allora? Io non lo so, David. È la camera del padre di Simone, il secondo marito di mamma. Che età avevi? 10, 12. Ero innamorata di lui. Tu mi ami? Sì. Sì. Ma se non volessi bene a César, non saresti qui. E tu? Se non gli volessi bene anche tu, ci saresti? Non sei più andato? A Poitiers? No, no, no. Sono tornato indietro. Oh, telefonerò. Andremo in barca, visto il tempo. Mm? Emil dice che farà bello. Non hanno telefonato per me? Di notte?
Bello il tuo vestito. Beh, si è spiegazzato perché... Accidenti! Merda! Ma non è niente di grave. Però sei anche tu che... Io però cosa? Niente. Ho sentito entrare qualcuno, deve essere tornato Cesar. Tu senti sempre le voci. Hai visto che è lui? Sei proprio tu. Eh sì, sono io, non lo nego. Marite, taglia il pane, io faccio il caffè. Sì. Vuoi dormire? No. Salve, Michel. Ciao. Hai fatto in un lampo? Già. Catherine! È con me, mamma! Un po' di rosso, Cesar? No, grazie. Vuoi caffè? No, no. Emi, la barca in secca. Bisogna spostarla. Ci dai una mano? Perché pesa, sai? Non c'è niente da ridere, fa male. I tovagliolini, dammi l'acqua. Brucia. Aspetta. Grazie, basta. Basta, 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 basta. Non so che cos'ho. Mi vorrei battere. E con chi? Con me. Oh, ai! Vola via tutto! Niente, lo tengo io! Non è niente! Un colpo di vento! È qui! Non fa niente! Ecco! È tra le due boe! Ma bisognerebbe andarci con la bassa marea! Alzandosi presto! Certo, si pescherebbe bene! Eh sì, all'andata sì! Già! A un tris. Non è certo. Due coppie di donne. Io prendo. Non dovevi. Hai paura, eh? Servito doppia re. Sono troppo curiosa. Ecco, nascondi le carte, scema. Non devi guardare, una carta. Tre re. Due carte. E se io ti dichiaro tre re e due assi? Full di re? No. No? No. Ecco. Guarda. Ma come hai fatto? Ma non è possibile. Perché non è possibile? Perché avevo nascosto il re di cuori. Ma poi è caduto e l'ho raccolto. Allora è barato. Sì, non ti dispiace. Via. Guarda la faccia che fa. Eh no, se giocassimo sul serio non ci sarebbe proprio da ridere. Aleo! Quelli che tornano a Parigi domani a letto. No, una. Niente affatto. Simone, hai smontato la canoa? No, mamma. Sbrigati allora, hai visto che ora è? Mio marito si guasta il sangue per te. Anch'io. Non è una risposta questa. E tu che domanda mi hai fatto? Ah, fammi aggiustare la bicicletta e poi telefono. Sì, d'accordo. E ciao, adesso. Tesoro. A presto. Arrivederci. Ciao. 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 Carini. Dove è finito, Emilio? Proprio Bellini. Non lo so. Aveva detto quest'ora. Noi siamo a babordo. Balordo? A bordo, a sinistra. Aiutami, dai. Forza. Ecco, dai, tiriamoci. Oh! Ah, ce n'è una! È troppo piccola! Oh.
Fortuna che non sono venuto, mi sarei ridotto come voi. Io sto benissimo, il freddo è indurito. Bella barba, non voglio più vederla in vita mia. Ti sei divertito come un matto. Ah, bel divertimento, da suicidio. Sei tu che ti suicidi a disegnare tutto intorno figurine. Emile esce tutto l'anno, ogni giorno, con qualsiasi tempo. È uno dei pochi qui che vive ancora pescando. Guardatela bene la casa, perché tra poco, su tutta la costa, non ci saranno che palazzi. Però ce ne sono anche di belli, eh? Torniamo. Hai freddo? No. Domani a che ora andate a pescare? Ma vieni anche tu, no? No. Perché? Farà bel tempo. No, non ne ho voglia. Bisogna stare alla cala alle 7. Subito dopo la pataccona! Cos'è? La barca dei fottuti doganieri. Ah, sì, è un buon posto, lo conosco. Hai fuoco? No, hai fuoco, Emil? No, non fumo. Mai fumato? No. Ah, meglio per la salute. Fa vedere. Bella, eh? Bollita con maionese e bianco secco. Tieni la tua. David. Oh. Non ti fanno male gli occhi? Ah, a me no. Strano, a me sì. Marité, guarda. Una spigola. Rosalie è andata via. Che? È andata via. Ma che vuol dire andata via? Stamattina. Alle 10 con Catherine. E tutte le sue cose. E non ha detto niente? Niente di niente. Mi ha appena salutato. Perché? Non mi guardare così. Non mi ha detto niente, lo vedi? Ma è semplice. Allora è finita. Non posso fare altro ormai. Prendi la mia macchina tu. Io torno con Cesare. Vai troppo forte. Non c'è nessuno. Ci sono gli alberi. Di morire, io no, eh! Accidenti! Su, esci! César pensava che non ci si può lasciare senza dirselo. Eppure era quello che era successo. Né lui né David cercarono di rivederla. Rosaline fu dapprima turbata, poi rassicurata.
non osava contare sulle sue forze, ma pensava che col tempo... Cambiò città, cercò lavoro e lo trovò a Grenoble. Da Marité, alla quale scriveva, David ebbe due volte sue notizie. César le ebbe da David. Poi, lei non scrisse più a nessuno. César, nei primi tempi, giocò molto alle carte e vinse moltissimo. Ma presto cominciò a perdere. Allora non giocò più. A poco lasciò tutti i suoi affari in mano ai fratelli. Vendette il suo appartamento e andò ad abitare in periferia. César non parlava più di Rosalie. David s'era molto occupato di César, ma una rivista americana gli fece un'offerta ed egli accettò e partì. Prese aerei, treni. Passò più di un anno. Quando David tornò, abitò provvisoriamente da César. Sono egoista, ma... Veniamo al pratico. Sì, certo. I disegni li puoi fare benissimo qui. Se ti mandano i soldi da laggiù. Voglio farti ridere. La sai l'ultima? No. Mi stavo per sposare. No. Sì. E all'ultimo momento ho detto no. Oh, non è il caso. Sto bene come sto. Non ho bisogno di... faccio quello che voglio. L'aereo va bene quando si affretta. Ma lì si andrebbe per piacere. Aspetta, ti servo io. I piatti scottano. L'hai cucinato tu? Sì. L'ho anche quasi pescato. Sai che ci ho messo? No. Il sidro. Eh? Mica male. Eccellente. Sì, dicevo... Partiamo dalle Havre, eh? Cabina di lusso, primo scalo Edimburgo. Poi si passa tutto il weekend in Scozia. La caccia, la pesca. Dimmi, passi il limone. Ah, sì. Insomma, se l'idea non ti piace, dimmelo. No, non è questo. Ma è che penso al problema del tempo. Ma quale tempo? Voglio dire, quando torneremo? Saremo alle Havre martedì pomeriggio. In tutto 4 o 5 giorni. Chi te lo impedisce? A me nessuno, ma... Che? Bob. Ah, quel tipo là, gli telefono io. È gentile, sai. È vero, l'altro giorno, quando è stato... Dove eravamo noi? È tornata per te, César.